Ci sono tre filtri sensoriali e se conosci un po' la PNL, la programmazione neurolinguistica, ne avrai sentito parlare. Il primo filtro è chiamato filtro visivo. E chi sono le persone prevalentemente visive? Beh, sono quelle persone che di tutte le informazioni che arrivano, quelle a cui danno più importanza, quindi quelle che le influenzano di più, quelle che si ricordano di più, sono le informazioni visive, ciò che vedono. Sono persone che hanno una buona memoria visiva o memoria fotografica. Sono persone che se parli, 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 parli e basta, beh, dopo un po' si stancano, anzi, dopo poco si stancano perché hanno bisogno di vedere, di fotografare. Le persone visive sono tendenzialmente sintetiche, gesticolano in modo piuttosto ampio, pittorico e soprattutto sono persone che non amano l'eccessiva confidenza. Subito, prevalentemente visive. In Italia circa il 35% degli italiani è prevalentemente visivo e riconoscere una di queste persone ti aiuta a creare maggiore empatia con loro. Emanuele Maria Sacchi, buon lavoro.